ragazzi, i vostri nomi. Ciao, io sono Denise. E io invece sono Leo. Avete visto la mostra? Sì. Tra l'altro, siete entrati ridotti perché in cosplay, giusto? Sì. Esatto, sì. Chi siete? Allora, io sto portando Arataki Itto, che è un personaggio che è proprio un Oni, quindi pensavo che fosse ideale per la mostra, e viene da videogioco Genshin Impact. È uno dei personaggi che amo di più, essendo che è tutto così bello a tema giapponese, ho detto no, devo venirci assolutamente in cosplay, quindi e proprio. Io invece sono Sara Cujo, sempre da Genshin Impact, e non lo dite a nessuno, però in teoria sarei un Tengu, però è un segreto. Avete visitato la mostra, quindi avete visitato. Moltissimo. La cosa più bella? Vai prima tu. Per me è la stanza delle 100 candele, l'installazione è molto bella, è molto carino tutto l'effetto che viene dato, la storia è narrata molto bene, io la consiglio, secondo me è bellissima. A me invece sono piaciute tanto le stanze con le armature da samurai, è proprio una mia passione, mi piacciono tantissimo, quindi le ho apprezzate davvero tanto. Quindi consigliereste la mostra anche ad altri? Assolutamente, assolutamente sì. Magari in testimoni anche. Sì, sarebbe perfetto, vestiti da yokai è ancora più bello. Eh sì. Ottimo, grazie. Niente.